Atalanta, l'amante del sangue, bentornato sul canale del Vichingone. Oggi vi porto il provato di Redfall di Bethesda, titolo assolutamente controverso, assolutamente chiacchierato in questo momento. Ci sono delle problematiche nel gioco di cui parlo nel video. Le recensioni lo stanno distruggendo, vediamo se è vero, vediamo se è falso. Io vi saluto, non vi spoilerò nulla, vi lascio direttamente al gameplay. Noi ci vediamo tra pochissimo. Enjoy. Finalmente Redfall. Siamo alla prima schermata utile, dove dobbiamo scegliere il nostro eroe. Sono quattro gli eroi: Jacob, Layla, Devinder e Remy. Io prendo la studentessa indebitata dai poteri psichici tutta la vita. Vediamo le sue skill. Evoca un ascensore psichico che ti proietta in aria. Ok. Poi tra l'altro è tutto viola, quindi da paura. Evoca un ombrello psichico che blocca i proiettili, quindi uno scudo. Premi LB mentre l'ombrello attivo per rimbalzare tutti i proiettili da lei raccolti. Chiedi un favore al tuo ex ragazzo Jason, che il caso vuole sia un vampiro. Siamo assolutamente in tema allora. La mente di Layla è un'arma telecinetica giunta a Redfall per frequentare l'università locale. Dopo essersi offerta volontaria per un losco studio medico della Evum, ha ricevuto alcune straordinarie abilità psichiche dei vampiri, ma senza la loro brama di sangue. Il bello della diretta. Doveva laurearsi in scienze biomediche con una tesi sulla meccanica vascolare, con tutto l'obiettivo di aiutare il prossimo. Poi chissà cosa è successo. Ora, grazie ai suoi poteri speciali, Layla si ritrova a lottare disperatamente per salvare i sopravvissuti rimasti tra le ombre di Redfall. E noi iniziamo proprio con lei. Eccola qui. Ospita partita. Gioca partita. Ok, livello di difficoltà ce ne abbiamo 4. Crepuscolo, mezzanotte. No, andiamo di mezzanotte. Vogliamo una roba importante, difficoltà bella engaging. Giochiamo. Siamo in game, mi sa. Titolo controverso, ne stanno parlando tutti malissimo. Voglio farmi la mia idea e anche voi vi farete la vostra. Maledetto succhiasangue. Io li odio, i vampiri. Li odio da sempre. Mostrati. Non puoi sfuggirmi. Nessuno lo farà. Appartenete tutti a noi. Gli altri vi vogliono morti.
ma io vi voglio qui, vivi. Posso usarvi. Non rivedrai mai più la luce del sole. Ah, santo cielo. Siamo stati morsi? Non l'ho capito. Meglio raggiungere la riva prima che faccia buio. Mi sono detta mille volte di andarmene da quest'isola, ma no. Prima dovevo finire il college. Complimentoni. Il capitano doveva portarci via da qui. Poveraccio. Il capitano ci è rimasto secco. Messaggio di evacuazione. Ci siamo dentro. Come avevano detto, 30 fps confermati. Sarà dura mirare, vediamo un po' come va a finire. Perché il problema di 30 fps è proprio quello. Su un first person shooter è tostissimo. Una ventina di anime confermate, pronte ad andarsene da questa maledetta isola. Quasi tutti incolumi, qualche ferito. L'incontro è stabilito per mezzanotte. Darò il controsegnale prima di salire a bordo. Firmato Capitano Remy. Non lo potrai più dare il controsegnale. Caro capitano. Premi destra per accendere o spegnere la torcia. Al momento non ne abbiamo bisogno. Texture abbastanza... Vabbè. Dettagli. Vediamo com'è il gioco. Riflessi lasciano un po' a desiderare. Sì, mi faranno comodo. Ok, gli oggetti sono... contornati da un colore bello visibile. Eccolo qui. Armadetto di pronto soccorso. Noi lo gradiamo assai. Prendiamo più 3 scorte mediche. Ehi, tu sei viva? Sei morta. Mi dispiace, povera ragazza. Patatine. Le prendiamo. Come mangiamo per recuperare vita? Pulsante direzionale in giù. Bisogna tenere premuto. Ok. Altri morti. Movimento con motion blur. Perfetto. Aiuto, mio figlio è scomparso. Everett Doyle, ed ha 10 anni. Visto l'ultima volta mentre lasciavo il festival del raccolto insieme ad una persona non identificata. Indossava jeans, maglie a maniche lunghe a strisce gialle e verdi, scarpe da ginnastica blu. Il suo cappello alla pescatora preferito giallo. 1,55 m, biondo rossiccio, occhi verdi lentiggini. Una voglia che va dal mento alla clavicola, per favore. Se lo vedete usate la nostra parola d'ordine zaino, si fiderà di voi. Mi ho appena raccolto una quest. Non si può passare, è chiuso. Altri morti. Sono i vampiri. Li hanno mangiati. Succhiato tutto il sangue. Che maledetti. Signor Sawyer, l'ho vista sbirciare nelle mie finestre e accostare l'orecchio alla mia porta.
Quello che credi di sapere non è che una minima parte di ciò che sta per accadere. Può restare a Redfall, scoprire la verità, diventare uno di noi, un intoccabile, oppure c'è l'alternativa. Ma non credo che le convenga scoprire di cosa si tratta. La aspettiamo. Molto bene. Penso che l'abbia scritto qualcuno che abbia a che fare con i vampiri. Munizioni pistola e centipede. È il nome della pistola? Ok, la prendiamo. Semiautomatica. Equipaggio tenendo premuto X. Non vorrei sparare a nessuno, ma forse mi toccherà. Ah già. Combattimento base. Qua dovremmo sapere un po' tutto. Premi RT per sparare con l'arma in uso. Tieni premuto LT per usare il minimo, il classico FPS. X per ricaricare. I ripari aiutano gli scontri a fuoco, ma non contro i nemici che ti attaccano corpo a corpo. Per questi continua a muoverti per allontanarti. Se si avvicinano troppo, premi R per eseguire un attacco corpo a corpo. Praticamente un Destiny. Sommariamente un Destiny. Però diciamo che a un certo punto di vista, che te devi inventare qui? Niente. Lettera legale. Capisco che non abbia notizie sul suo marito da 10 giorni, ma sono sicuro che ci sia una spiegazione. Spero di vedervi entrambi al prossimo incontro. Un messaggio non essenziale. Ce l'avremmo fatta ad andarcene. Ho visto abbastanza film, dovevo aspettarmelo. Non ne hai visto abbastanza, purtroppo. Non ne abbiamo visti abbastanza. Cominciamo a immedesimarci per bene. È tutto bloccato. Dove si scende? Dovremmo andare qui. Questo cos'è? Una sorta di acqua sconvolta da un incantesimo. È ovviamente controllata da un incantesimo quest'acqua. Un po' me. Non benissimo. Gioco da tavolo. Munizione per il fucile di precisione. Carne essiccata. Premi B per abbassarti e muoverti sotto alcuni oggetti. O nasconderti dietro i ripari. Intanto apriamo questo. Ok. Abbiamo preso roba di sostentamento. Cos'è sta roba? Eh sì, qualcuno ha aperto di nuovo il Mar Rosso. Una cosa del genere. Un muro d'acqua, letteralmente. Abbastanza biblico. Voglio aprire tutti i bagagliai. Usa rompivetro per aprire la porta. Sì, veramente l'impatto è abbastanza brutale, eh? A livello di proprio di design, di texture, di poligoni, di look and feel sul pad, abbastanza pessimo. Diciamo che si sarebbe salvato sicuramente se fosse a 60 fps, sicuro. Mirare in queste condizioni mi sa che è un po' complicato. Usa rompivetro. Low poly proprio, eh? Ok, siamo a Redfall.
Oh, mamma mia. Cos'è successo al sole? Oh no. Raggiungi la costa. Questi tizi sono super cattivi. Magari però riesco ad aggirarli. Muoviti furtivamente per aggirare i nemici in sicurezza. Non farti avvistare, abbassati. Non far rumore. I nemici sono sensibili anche agli spari, alle esplosioni, alle allarmi, alle giostre, agli strumenti musicali, alle finestre che si frangono. Quindi un'IA abbastanza evoluta, speriamo. Quando un amico ti individua, puoi sfuggirli interrompendo il contatto visivo. Comunque il sole è fottuto. Il sole non c'è più. Un eterno tramonto. Non che mi dispiaccia a me, questa luce del sole è quella che preferisco di più. Sì, certo. Nessuno. L'uomo ombra. L'uomo ombra ci vuole consegnare ai vampiri per sempre. Premi Y per passare da un'arma attiva all'altra. Abbiamo due pistole. Non abbiamo ben capito da dove provengono. Eccoli qua. Ma vogliamo sparare? Secondo me no. Non vogliamo sparare. Andiamo un po'. Furtivi. Uomo ombra. Tutta l'impressione di essere il cattivone. Non sole nero, eh? Sole nero è roba finale. Anche qui le texture, scusate, ma lo faccio anche per questo. Non va per niente bene. Noi corriamo. E questo cos'è? Una nebbia rossa al posto dell'acqua. E cosa sarebbe mai? Mi sto facendo trascinare dal flusso, eh? Pistrelli. Secondo te no? Ah, non c'è nessuno. Presto dobbiamo scappare. Non voglio essere attaccato. Lui non mi vede. Tutto questo casino per niente. Hai fatto molto male a non scoprire. Noi scappiamo. Tutta la vita. Ok. Razzi di segnalazione, a qualcuno serve aiuto. Morta nell'acqua. Immagino che devo andare di pugno. Qui non mi serve la torcia. E qui sì, siamo... Non c'è niente, qui non c'è illuminazione, non c'è...
Non c'è nulla. Sembra di stare veramente davanti a un gioco 360. Guarda quello che fai. Un disastro, Arcane. Un disastro bello e buono. Sbattere la testa su ogni gradino, imbecille. Poi magari il world building è stupendo, però guardala, non respira nemmeno. Secondo me è già morta. No, no. Solo il sangue dei vivi vogliono. Decisamente viva. Chiaramente. Come fai a saperlo? Perché si vedeva. Mi dispiace, ok? Vuoi che provi a rianimarla? Sul serio? Questi hanno proprio l'impressione di essere due bivelli. Forse quelli chiusi nel bagno di sopra. O loro o noi, giusto? Ciao. Vabbè, spariamo, via. Come sospettavo, non si mira. Si mira molto male. Ancora viva. Wow. Non benissimo. No. Peccato. Rompe l'immersività in maniera aberrante. Un vero peccato. Questo lo metti a 60 fps e sistemi le texture, gli dai un'illuminazione un pochino più decente, umana, sei a posto. Così no. Poi non lo so, ripeto, è talmente grande l'open world che non potevano permettersi di fare nient'altro che questo. Seguace dell'uomo ombra. Stiamo andando bene? Quasi. Io sto andando a random, ragazzi. Gioca a modo tuo. Vediamo. Puoi infiltrarti nella stazione dei pompieri in modi diversi. Occupati dei fanatici e entra nel garage principale, oppure sali sul tetto, scassina la serratura della porta sul retro. A noi il modo di giocare, una libertà d'approccio, mi sta bene. Che fretta c'è? Nessuno va da nessuna parte. Doppiaggio in italiano apprezzato, almeno fino adesso. Vabbè, è sempre buono il doppiaggio in italiano, tendenzialmente. L'uomo ombra. Quindi comunque gli umani sono totalmente assoggettati a questa nuova razza, ai vampiri. Ci sono degli umani vivi che li idolatrano. Un super classicissimo. Dai, spariamo un po', altrimenti non è divertente. Abbiamo fatto entrare il critico. Entra il critico. Quando si sente questo rumore, esattamente. Silenzio. Seguaci dell'uomo ombra. Non ho grimaldelli. Non possiamo aprire. Senti che voce da gentil soprano. L'uomo ombra. Di una simpatia incredibile. Ecco un altro morto che cammina. A maluccio questa spistolaccia, spistola. Fa discretamente male. Questo sicuramente è un gioco che se sistemato mi piacerebbe veramente molto giocare. Così è un po' hard. Cioè devi essere veramente un bravo ragazzo, eh? Devi avere molto cuore per mandare giù un po' di cose. Però ci sta.
ovviamente questa della polizia non si apre. Possiamo entrare da qui? Certo che sì. Andiamo, andiamo. Oh, qui un po' di illuminazione c'è. Attenzione. C'è troppa luce, non mi serve la torcia. È da prima che sento bussare. Attenzione. Chi è? Questo non ci serve. Mi viene da pensare che dobbiamo salire le scale oppure scendere. Voglio scendere prima. Watch your step. Attento a dove cammini. Farò attenzione. Eliminare i vampiri. Stai per affrontare il tuo primo vampiro. Le armi convenzionali possono solo ferirlo temporaneamente, ma non ucciderlo. Ti servirà un'arma in grado di trafiggere. Quindi vampiri indeboliti con armi normali, ma poi li bisogna trafiggerli con un oggetto. Quando un vampiro è gravemente ferito, diventa vulnerabile. A quel punto puoi avvicinarti e premere R per trafiggere il cuore, riducendolo in cenere. I vampiri possono essere eliminati anche in altri modi, come il fuoco o i poteri speciali degli eroi, che attualmente ancora non abbiamo. Quindi lì vediamo l'ombra orrorifica del nostro vampiro. Qui adesso prendiamo il fucile a pallettoni. Benissimo. Che anche una punta di frassino vedo lì, per trafiggere. Fantastico. Ha finito di nutrirsi il vampiro. Ehi, maledetto. Arrivo per te, arrivo. Non ti preoccupare. Dove è andato a finire? Ma guarda un po'. Liscio. Non è così che funziona. E invece sì. Trafiggiamo. Prendete questo, succhia sangue. Sconfiggi un vampiro. Missione finita. Completata. Ombrello, hai sbloccato la prima abilità di Layla. Ombrello. Premi LB per creare uno scudo a forma di ombrello. Premi LB nuovamente per disattivarlo, emettendo una potente onda d'urto. Quando la carica di Layla si esaurisce, l'ombrello si attiva. Si disattiva automaticamente. Layla ha iniziato a sviluppare abilità telecinetiche non dissimili da quelli dei vampiri. Con l'aumentare dei livelli di Layla puoi spendere punti abilità per potenziare l'ombrello. Ok, quindi ci sono dei livelli, quindi è una componente RPG confermata. RPG forse leggermente accennata a livello di RPG. Tre abilità per personaggio potenziabili ogni volta che saliamo di livello. Premo LB, left back. Eccolo qui. Ovviamente il potere ha un cooldown. Ok, ok. Ora sì che cominciamo a ragionare. Abbiamo riacceso la luce finalmente.
po' di oggettini vari. Vorrei capire chi bussa, sto impazzendo. Dai, come ho fatto a non sentirmi? Hai fatto molto male. Chi è che parla? Madonna, anche qui che roba low poly impossibile da vedere nel 2023. Quello è il classico palo dei pompieri. E qui dentro salveremo qualcuno. Si se ne sono andati? Sì, esci fuori. Vieni, dai. Sicuro. Morte nell'acqua. Dei potenti vampiri hanno respinto il mare oscurato dal sole. Senza via di fuga hai raggiunto l'isola. Ho fatto in tempo. Character design si vede che è Arcane, cioè mancherebbe pure. Anche come vengono disegnati i poligoni modellati. Cioè c'è Arcane, è presente, tutto il resto è un po' così. Guardate qui, caricamento delle texture. C'erano proprio delle cose inspiegabili questo titolo, proprio che ha a che fare proprio, cioè l'ottimizzazione inesistente. Oppure è stato proprio scelto di essere fatto così. Devo presentarmi alla gente di qui. Stavamo leggendo prima, dei potenti vampiri hanno respinto il mare e oscurato il sole, senza via di fuga. Noi eravamo quelli che stavamo fuggendo. Ho raggiunto la costa, dove ho incontrato molti nuovi alleati nascosti in una stazione dei pompieri. Quelli del video di poco fa. Rimane un'unica speranza, riuscire ad aiutarsi a vicenda per sopravvivere a Redfall. La resistenza, nuda e cruda. Pura e semplice. Quindi questa direi che è la nostra base. Ci sono letti, armadietti, divani, casse, attrezzi per costruire. E nulla di ciò è cliccabile, fantastico. Dov'è che dobbiamo andare? Ah, il piano di sopra non ho... C'eravamo andati al piano di sopra? No? Invece sì. Sala briefing. Da qui possono partire delle missioni o fare che cos'altro? Niente. Diamo un'ultima occhiata qui dentro. Che era però si erano bloccati dentro il bagno. Cioè non solo ci sono i vampiri, ci sono anche gli esseri umani che venerano i vampiri, e ci sono quelli come noi che invece fanno resistenza. È bello vederti. Ciao. È bello anche per me. Non che avessi dei piani precisi dopo l'università, ma non mi aspettavo certo una cosa del genere. Nessuno se l'aspettava, mia cara. È impossibile andarsene. Le letture le lasceremo per un altro gameplay. Oh, ciao. Ciao.
Dove dobbiamo andare? La stazione dei pompieri è piena di persone con cui parlare. Eva crescente. Dovrei controllare come se la passa. Io me la passo bene. Abbiamo una religiosa qui. Fate uscire da questo posto. Abbiamo anche il dottore. Tipo in gamba lui, Terence Hunt. Che situazione strana. Molto strana. Lui è big boy. Passa pure se ti serve qualcosa. E non possiamo più uscire. Ecco qui, vorrei uscire, grazie. No, non posso uscire. Dobbiamo parlare con il dottor Hunt. Parliamo e stacchiamo. Allison, lieto di vederti. Ciao, Doct. Dottor Hunt. Ciao, Doct. Dio, sono felice che tu stia bene. Non voglio pensare a cosa sarebbe successo senza il tuo intervento. Assisto tutti qui, malati, feriti e chiunque abbia bisogno di cure. Se ti servono scorte mediche, chiedi a me, ma prendi solo quello che ti serve davvero. Ci sono altre persone che ne hanno bisogno tanto quanto te. Esplora il deposito di scorte mediche. Hanno preso il controllo dell'ospedale quasi subito, come se l'avessero programmato. Esploriamo le scorte mediche. Necessari per curarti o per curare alleati. Prendiamo il necessario. Ok, chiudiamo. Grimtide, questa quando l'abbiamo presa. Potevamo morire. Fortuna che la reverenda aveva quei razzi. La reverenda. Scorte rifornimenti. Alcuni dei tuoi alleati alla stazione dei pompieri gestiscono scorte di rifornimenti presso le quali puoi spendere supporto per rifornirti di oggetti utili come scorte mediche, grimaldelli, kit di riciclaggio e armi. Fai loro visita di tanto in tanto poiché il loro inventario cambia nel tempo. Puoi ottenere supporto raccogliendo scorte o smantellando armi. Bene, componente survival anche abbiamo qui, molto accennata, bisognerebbe vedere quanto approfondita, però per fare questo abbiamo bisogno di più ore di gameplay. Questo è solo un provato, infatti finisce qui. Siamo arrivati a quasi una quarantina di minuti. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui nel video, mi fa molto piacere. Fatemi sapere cosa le pensate del titolo, se siete d'accordo con le mie valutazioni, se vi è piaciuto quello che avete visto, cosa ne pensate del gameplay, insomma tendenzialmente tutto quello che avete da dire sul titolo, su quello che abbiamo visto in questi 40 minuti, sparatelo pure nei commenti. E che altro volevo dirvi? Una cosa molto importante vi devo dire. Sì, questo gioco gira su Xbox attualmente, Series X, non 360, e è disponibile al lancio per il Game Pass, quindi gratis, diciamo, incluso nel Game Pass per chi ha il mensile come me. Dategli un'occhiata, provatelo. L'unico modo per capire se è un gioco che gira sul vostro joypad è questo qui. Bene, per questa mezz'oretta tattica è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao Bells. Atalanta. Sempre Atalanta.